Alla San Giustese non riesce il bis, la squadra di casa sciupa la vittoria contro il Cattolica, due volte in vantaggio e un rigore sbagliato. L'inizio sembra favorevole alla San Giustese che si procura un penalty per l'atterramento in area di rigore ad opera di Sov su Romano. Dagli 11 metri Mengoni dal dischetto si lascia neutralizzare da Benedettini. Vantaggio rimandato di pochi minuti, il traversone in direzione di Romano viene sfruttato da quest'ultimo di testa perfettamente per l'1-0 della San Giustese. Il Cattolica gioca in scioltezza e già dopo soli 60 secondi troverebbe l'occasione per il pareggio, ma Fabbri in questo caso calcia alto. Cattolica che ci riprova 29esimo con Battistini dalla distanza, sfera al lato, ma il pareggio arriva in chiusura di tempo, in traversone di Berlunghi per lo smarcato Fabbri, questa volta risulta vincente. Il pari a questo punto è cosa fatta. Nella ripresa il gioco latita, un episodio sblocca la situazione, Patrizi da calcio d'angolo sale in cielo mettendo il pallone di testa laddove Benedettini non può arrivare per il nuovo vantaggio dei padroni di casa. Cattolica però trova il nuovo pareggio, il 2-2 firmato da So, con leggera complicità della difesa di casa. Con questa rete il difensore si lascia perdonare l'errore iniziale causato, favorendo per l'appunto il penalty alla formazione di casa. 2-2 il finale, segnali di risveglio da parte del Cattolica.